Ho dedicato ben 3 video al Blue Whale, questa sfida, questa moda, chiamiamola così, che consiste proprio nello svolgere 50 prove pericolose, terribili, e che ha come ultima prova quella di uccidersi, portando quindi la persona al suicidio, che può avvenire tranquillamente. Pensate che più di 150 ragazzi, adolescenti in Russia sono morti proprio per colpa di questa sfida chiamata appunto Blue Whale. E però, da come si legge su internet di oggi, 17 maggio 2017, pensate che secondo alcuni media e secondo alcuni blogger, appunto, sembra che la Blue Whale sia una bufala, sia insomma una, chiamiamola, messa in scena, chiamiamola una presa per i fondelli. Infatti, pensate che il Wired è stato il primo quotidiano inglese a parlare proprio di Blue Whale. Il sito in particolare riporta un post di una famosa blogger inglese di nome Anne Collier, che vi invito a vedere, si chiama Anne Collier, questo è lo spelling del nome del cognome della fanciulla. La ragazza infatti spiega nel post le seguenti parole. Quei suicidi sono realmente avvenuti e molti ragazzi che si sono tolti la vita erano membri di gruppi dedicati al gaming, ma mancano le prove concrete della diretta correlazione con il gioco del Blue Whale. A sostegno proprio di questa tesi, che poc'anzi vi ho trasmesso attraverso la mia voce, ci sarebbe anche Georgi Apostolov, che appartiene al Centro per la Sicurezza di Internet proprio della Bulgaria, territorio che si trova nel nostro continente, l'Europa. L'uomo in questione, infatti, avrebbe fornito una spiegazione che potrebbe essere, per così dire, molto, forse anche troppo, complottista. Infatti, l'uomo ha fatto presente che fino adesso c'è stato solo un arrestato, colui di cui vi ho parlato già in un altro video presente qui sul web. Il tale si chiama Philip Bueltkin, che sarebbe appunto stato etichettato come la mente, come l'ideatore del Blue Whale. Si chiama, ripeto, Philip Budeikin, ecco, questo è il nome, il cognome completo. E l'uomo avrebbe detto, un po' poco per un fenomeno che sarebbe nato, secondo i media russi, tra il 2015 e il 2016. Insomma, secondo l'uomo non ci potrebbe essere un solo creatore di questa sfida, di questa challenge, di questo, chiamiamolo, terribile gioco. Non credete che la Russia disponga di polizia e servizi segreti troppo efficienti per arrestare una sola persona dinanzi ad un fenomeno che viene letteralmente definito come un fenomeno dilagante? Queste sono le domande che l'uomo ovviamente si, per così dire, pone. E poi appunto ci si fanno diverse domande, cosa c'è dietro quindi questo fenomeno del Blue Whale? I suicidi sicuramente, come concordano anche più scettici, che però ricordano come solo Bueltkin è indagato, Budeikin è indagato. I media russi però parlavano di molti altri curatori capaci di influenzare i giovani più disagiati e addirittura quelli, chiamiamoli, più manipolabili. Insomma, ripeto, io non sono chiaramente un giornalista, quindi non posso dire se ciò che avete ascoltato corrisponde in realtà. Però, ripeto, secondo molti media, secondo molti siti, secondo molti blogger, chiamateli complottisti, chiamateli come caspita volete, dietro a Blue Whale ci sarebbe una vera e propria bufala, insomma, sarebbe tutto falso, tutto per così dire non vero. Crederci o no, la domanda che rivolgo a voi tutti, fatemelo sapere attraverso un commento, attraverso una opinione, il vostro parere, la vostra appunto opinione, e fatemi sapere anche i vostri giudizi. Iscrivetevi, commentate, un caro salutone a voi tutti.